Allora, oggi facciamo una sfida di pennelli, quindi dovranno correre, saltare, battere e arrivare a gambe tese sul materasso. Partiamo con un materasso da 40, poi aumentiamo sempre l'altezza. Vediamo fin dove arriveranno e chi riuscirà a saltare più in alto. Parte Chiara? Vai! Ok, Ginny. Ok, Nelly. Ok, oh, occhio. Sara. Oh, occhio. Diego. Ok, Mattia. Aspettate a partire. Alan. Alex. Ok, Guido. Ok, uomini, visto che siete lì, tirate giù il panino. Diventano 60 centimetri. Riparte Chiara. Vai. Ok. Vai, Ginny. Tese ma bruttine, eh? Nelly. Ok. Sarina. Ok. Ok. Ok, nessuno eliminato, mi sa, sto giro. Oh, yes. Alex, ok. E Guido, giusto, aggiungiamo 20, ormai siete gli addetti, no, toglietelo quello. Vai Chiara, qui tenere le gambe tese è più dura, eh? Vediamo, sì, brava. Vai Ginny! Al pelo, eh! Via! Oddio! Ok, vai Sara! Brava! Bravi! Se sei arrivato già 20 centimetri sopra, ma ti hai eliminato. Ok, no, ma ti stai lì che mi aiuti a mettere i materassi. Guido. Ok, aggiungiamo, facciamo così, alzate questo e mettete il 40, poi dopo rimettiamo questo sopra, che non ne abbiamo da 20. Ok, diventano 80 centimetri. Dopo l'abbandono di Mattia, mi sa che qui ci abbandoneranno in tanti. Matti, aiutaci a tenerlo fermo tu questo giro. Pronti? Chiara, ci sei? Vai! Oh, bravissima! Vai, Ginny! Tese? No, queste erano piegate. Eliminata. Eliminata. È volata l'anelli, proprio incasata come una patata. Vai Sara. No, eliminata. State facendo. Yes. Rimane in. Ok. Al pelo, eh. Ok. Chiara, sei l'unica donna superstite. Sopra. Sì, perché sono 20 in più. No, oppure chiudete il panino. No. Quello è più la mattonella.
Via! Chiara! Tifiamo tutti per le donne! No, piegate! Gli uomini hanno eliminato le donne, vediamo chi vince tra di voi. Bene. Bene. Sì, Mattia ha perso per primo. No. Perché sei arrivato. Aspetta, fermo! No, sei arrivato con la punta qui. No, 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 non è buono. No, no, non è buono, eliminato. Alan, vai. Sì? Guido. È un po' al limite. Sì, questo vale, questo vale. Questo vale. Il tuo non lo so perché sei arrivato un po' troppo piegato in avanti. Erano tese le gambe. Vabbè, te la do buona ancora sto giro. No, tu. No, no. 40 più 20 più 20 più 20 più 20 più 40. 140. Un metro e 40 centimetri. Aspetta, fermo. Sara, secondo te chi vince? Sara? Chi vince? Alan? 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 Tutti Alan? Alan. Alan, ok. Vediamo. Vai. Oh, sì. Al pelo, ma c'è. Da dove stanno prendendo la rincorsa quei due? Spingi. Sì, grande. No. Eliminato Guido. Giusto per farvi capire, siamo a 1,60 m, cioè molto più alti della Ginevra, della Chiara e di tutte le altre. Alto anche un po' più di beh, quasi, ecco, siamo all'altezza dei gemelli da scavalcare. Pronti? Dai, tutti di là. Tenete ferme le mattonelle, se no volano. 3, 2. Allora, van bene nel senso che non erano piegatissime, però è in stand by. Se tuo fratello non ce la fa, è buono questo. Spostati, se no non vedo se sono piegata. Vai! Ha preso contro? Ha preso contro? Sopra? Però erano sopra, non ha fatto come Diego che ha preso così col piede. Il piede non può aver fatto così. Dai, la tua metà. Erano su. Oh, scrivetelo voi nel chat. Allora, facciamo così, rifatelo tutte e due. Perché tutte e due erano un po' così. La rifacciamo, così siamo sicuri. In teoria. Chi parte? Sempre Alan? No? Se ce la fai hai vinto! No! Vai Alex! No! No! Va bene, facciamo un pari merito perché quello di prima ce l'avete fatta tutte e due. Va bene, vincono questa sfida Alan e Alex. Complimenti! Dai, però io ero l'ultima femmina. Sì, esatto, e delle femmine la Chiara. Ciao a tutti, ci vedremo nel prossimo video. Ho detto video. A 200 like, prossimo video. Attivate la campanella.
iscrivetevi al canale e spolliciate. Non sono molto